oggi nuova ricetta. Gli ingredienti sono, qua davanti ce l'abbiamo, tuorlo d'uovo, pecorino, guanciale, una pasta, in questo caso l'uovo, e subito cosa ci viene da pensare? Carbonara. Questa carbonara l'abbiamo sentita, vista e sentita in tutte le salse, ma non l'abbiamo mai fatta, credo, correggetemi se sbaglio, ripiena qui Chef Camicia. Quindi oggi ho pensato di rivisitarla un po' e non potevo non farmi accompagnare da lui, il maestro di Chef in Camicia. Bella lì! Bella lì! E ragazzi, io sono onorato di stare qui con il maestro, perché in Chef in Camicia, no, ci sono dei retroscena che voi giustamente non vedete, ma io sono l'ombra del maestro, perché certo, lo sostengo tutti i giorni e io rompo le scatole a lui e lui rompe le scatole a me, come è giusto che sia. Siamo un po' braccio destro e sinistro, io culo e camicia, dai. Io sono il culo, però. Più che braccio destro, più che braccio destro, però. Quindi è un piacere per me stare qui con te, maestro. Io sono a casa, di fianco a te, sono contento. E tra l'altro non facciamo la solita carbonara. No, oggi è un po' ripieno, un po' rivisitato. Carbonare pieno il web. Ecco. E noi facciamo, come la facciamo sta storia qua? Allora, questa pasta all'uovo che ha fatto il maestro stamattina, spiegacela, dai, spiegacela. Pasta all'uovo abbiamo voluto fare, abbiamo seguito una ricetta che avevo sempre trovato online, perché ovviamente mi informo sempre online. È una ricetta di Mauro Uliassi, 70% farina 00, 30% semola, giusto? Sì? No. No, cioè, di là te allora. Di là te. 700 di 00, 300 di semola. Come ho detto io. Poi? Però poi no, la proporzione scala con le uova. Poi quante uova? 300 grammi di rossi, 300 grammi di uova intere. Ok, per un chilo di pasta. Esatto, sì. Noi l'abbiamo fatta la metà, questi qua sono 500 grammi. E adesso lo lavoriamo alla maniera classica. Ben lavorabile, io intanto mi creo lo spazio e inizio a lavorare. Allora, mentre tu stendi la pasta, io vado col ripieno. Ragazzi, questo è un ripieno semplicissimo. Ci abbiamo tuorli, in questo caso 8, ok? Li andiamo ad aggiungere in una bowl, ok? Così. Andiamo ad aggiungere parmigiano, 60 grammi, e pecorino romano, 30 grammi. Tu che sei de Roma. È l'originale carbonara. Pecorino e basta. Solo pecorino? Sì. Poi ci sta che c'è chi ci mette il grana per alleggerire un po', per addolcire, però... La ricetta è pecorino, stop. Punto. Posso dirti che io la preferisco con un po' di parmigiano, cioè tagliato il pecorino? Ci sta. Sennò ci diventa quasi acido il pecorino quando è tanto. Quindi, mix di uova, pecorino e grana pronto, ma manca il grasso del guanciale che andiamo a mettere nella farcia, no? Quindi, bel pezzettone di guanciale. Sì. Ok. Gli togli un po' di roba. Eh sì, giro. Dai, un po' di cotenna andiamo a levare. Che brucia sempre quella, se no, vero? Sì, sì. Coltellaccio ben affilato, andiamo a tagliare. E via. Dove sta la cotenna? Eccola qua. E via. Via. Io intanto, raga, sto dando due giri alla pasta, perché ovviamente l'abbiamo fatta riposare un'oretta, però per dargli un po' di nervo la facciamo girare un po' di volte in macchina prima di andare a stenderlo allo spessore che vogliamo. La pieghiamo su se stessa anche. In questo modo riusciamo anche poi a dargli una forma regolare, semirettangolare. Dobbiamo essere più regolari per avere meno scarto possibile poi. Quindi guanciale tagliato a listarelle, qua, padella, lo andiamo a rosolare un po' a fiamma non troppo alta, ragazzi, perché il guanciale si deve sempre croccantare all'esterno, però anche l'interno ha bisogno del suo tempo, no? Quindi lo facciamo andare a fuoco medio. Questa me l'hai insegnata te, che devi partire sempre piano col guanciale, sì, no? Sì, qua su un'induzione da 1 a 10 siamo intorno ai 6-7, ok? Padella a freddo e ce lo dimentichiamo. Voilà ragazzi, guanciale croccantato, schiumarola, bello, questo è da assaggiare subito, ancora prima. Cacciane fuori due pezzi che ce l'assaggiamo, infatti voilà. Quello che faremo. Guanciale fuori, ciotolina, nel mix di tuorli e pecorino che abbiamo fatto prima ci andiamo a mettere il grasso. Teoricamente andrebbe filtrato, ma qua noi siamo un po' così, un po' la Boris, no? Bravo. Capito? Un po'... Alla sbrega. Esatto. Quindi andiamo così, mescoliamo bene il tutto e lo mettiamo in un sacco a poche, perché dopo con questo ripieno ci andiamo a farcire la pasta, la raviolata che sta spendendo il maestro. Io intanto ci sono quasi, raga. La andiamo a stendere non troppo fine, giusto Anto? Sì, non troppo fine, comunque normale. Beh, comunque è un raviolo ripieno, quindi ha bisogno di un po' di struttura, no? Sì, quindi non arrivate all'ultimo spessore, state indietro almeno di uno. Maestro, qui ho bisogno di un attimo del tuo aiuto. Mm-hmm. Vai.
Che devo fare? Reggio questo. Ah, cioè l'omino per reggere il sacco a ploce. Eh sì, se no dai, non c'ho voglia di prendere un contenitore. Spiega però ai ragazzi a casa come si fa. È vero, se non hai l'omino. Adesso ve lo dico, è vero. Se non avete l'omino, o l'omina. O il maestro. O il maestro. Procedete in questo modo, adesso ve lo spiego. Vai, tutto che questo è oro. Super. Via. Questa la sanno quasi tutti, però per chi non lo sapesse, un contenitore di questi dentro e si fa colare. Scaravolti sopra così non sporchi neanche e sei perfetto. Belli. Io con la farcia vado in frigorifero, la facciamo rilassare per 20 minuti o meno. Sì, mamma. L'idea poi è che questo uovo arriva a una temperatura, si va un pochettino a sciogliere. E abbiamo l'effetto cremina carbonara ma dentro il raviolo. E ragazzi, comunque pastorizzato, perché stiamo parlando di nuovo crudo, ma poi quando andiamo a bollire, andiamo a cuocere nell'acqua, comunque si pastorizza, no? Non c'è pericolo. Non c'è pericolo. Questo anche nella carbonara normale, no? A Roma sai come si dice? Io so, vengo da Roma. Beh, voglio saperlo. Vai. Meglio una salmonella che una frittata. Oh! Cioè, e ho detto tutto, Ci sta, giusto così, raga. Allora, maestro, un momento aperitivo, dai, assaggiamo sto guanciale, vedi un po'. Io ho preso questo pezzo bello grande, guardate, è grasso. Grasso, ma c'è anche molta carne. Davvero un bel guanciale. Sì, abbiamo tre sfoglie qua, ci bastano? Abbiamo tre sfoglie, sì, ci sta. Maestro, una cosa abbiamo fatto, ed è a chiacchierare, a fare la fonduta. Ma facciamo dopo? Ma se mettiamo su, ce la scordiamo? Buttalo su, dai. Pentolino. Pecorino. Ah, parti a freddo. Così, così a freddo, raga, perché la cucina è una cosa easy, deve essere una cosa semplice. Io non parto mai a freddo. Sempre a freddo, no, non è vero, sempre no, non diciamo cavolate, però viene anche così. Parti uguali, panna, pecorino, così. Ma se ti vengono i grumi. Non vengono i grumi, perché andiamo a fuoco molto delicato. Sì. E te lo giuro, non so come, contro la fisica, contro la scienza, il pecorino non straccia, ragazzi, ve lo giuro. Straccia, brunatore, e via. Sì, no, quello diciamo. Questa è una buona regola per le fondute, se la gente va sempre in sbatti con le fondute, però alla fine, una volta che fondi e frulli tutto, è perfetto. Però se non l'accendi è dura, I'm so sorry, maestra. I'm so sorry. Senza grumi, certo, perché senza spento. Grumi, senza fuoco, senza niente. Precisa. Va bene. Facciamo una prova. Tanto ne proviamo uno, perché non abbiamo in realtà scelto la forma che volevamo dare a questo raviolo, la scegliamo adesso. Dai, diciamo la verità, questa ricetta, ragazzi, è stata un po' improvvisata. Ieri ho chiamato il maestro e dico, maestro, domani sono caldo. Vogliamo fare una ricetta insieme? Facciamo un raviolo di carbonara? Quindi abbiamo deciso ben poco. Sì, infatti decidiamo qua con voi, raga, il bello è anche questo, no? Cioè, alla fine, gli ingredienti sono quelli soliti, la carbonara. Ce l'abbiamo vista 700.000 volte, proviamo a farlo in modo diverso. Farcia bellissima. Ma dai, ma guarda che bello. Super. Vediamo se si chiude. Come vogliamo chiudere? Mezzaluna e cappellaccio poi. Cioè, prova. Ovviamente, raga, questo è un procedimento che deve essere più o meno veloce, perché altrimenti la farcia tende a rilassarsi, a sedersi. Quindi è un procedimento che deve essere fatto in maniera più o meno veloce. Chiudiamo a mezzaluna così, io direi. Che dici? Io pensavo proprio così, guarda, mezzaluna. Poi uniamo i lembi. È la chiusura più semplice che si possa fare. Secondo me ha messo troppa farcia, però. Beh, ma questo è buono. Cioè, se lo riesci a chiudere bene, questo è buono. Così. E chiudiamo i due lembi. Bello così. Sta, no? Farcia dentro, mezza luna. Sì. E poi, maestro, vai con un movimento sexy. Sensuale. Un movimento. Ma verso dove? Verso giù? Verso il basso, sì. Così. Sì, dai, ci sta. E poi unisci i lembi. Unisci i lembi. Con le dita un po' più umide, magari, sarebbe meglio. Però ci sta. Questa mi hai stupito, posso dire? Che non me l'aspettavo. Voilà. Questa non me l'aspettavo, cioè l'ho fonduta tutta a freddo, è venuta. Adesso vabbè, si è un pochettino raffreddata di nuovo, ma si può riscaldare, mo. Adesso riprende un po' di calore, okay. E lui si rilassa un'altra volta e. Bella storia che si può fare la fonduta a freddo, non l'avevo mai fatta. Cuociamo? E certo, allora. Uno, due, intanto ne facciamo una porzioncina, dai. Sì. Così la impiattiamo, la assaggiamo. Poi il resto ce li pappiamo dopo. Io andrei con tutti questi, vai giù. Perfetto. Super. Li facciamo cuocere 3 minuti, raga, non di più, perché il tuorlo all'interno deve comunque rimanere
cremoso, no? Certo. Se viene sodo è un problema. È un problema. La pasta è bella sottile, quindi cuoce in fretta. Esatto. È abbastanza porosa, quindi ci darà, rimarrà bella consistente. E nel ripieno, teoricamente, sì, Antonino, abbiamo fatto i bravi, dovrebbe venire effetto cremosino. No, non liquido, ragazzi. No. Non è che viene liquido, perché comunque c'è il grana, c'è il parmigiano. Però quando andate a mettere in bocca il tortello, comunque vi si inonda la bocca di effetto esplosione, in bocca c'è sicuro. Sì, sì, sì. Se non lo fate sodo. Quindi mo 2 minuti di cottura. Esatto. Non li ripassiamo, non facciamo ripassati al burro, niente. No. Anche perché andiamo ad arricchire con la fonduta. Sì. Con il guanciale. Ok, ragazzi. Scolo la pasta. Cioè, il raviolone, cappelletto, raviolone, boh, chiamato come pare. Raviolone. Questa è giusta. Guanciale, fondutina. Fonduta, sporchiamo un po' il piatto, un po'. Posso? Come li impiattiamo? Distribuiti o mettiamo tutto un po' al centro? No, che c'entro, sfarzato. Falsato. Le cose a centrocampo non ci piacciono. Tutto così mosso, movimentato, la cucina è movimento, ragazzi. Bravo, esatto, questo è bellissimo. Perfetto. Voilà. Forchettina. O pinza. No, ne andiamo di forchetta. Beh, guarda come si colora. Tac. Bellissimo, colori top. Ci sta, poi questa top pasta gialla. Tac. Super. Questo è quanto? Guanciale? Io metterei un cubettino di guanciale sopra ogni raviolo. Esatto, no? Ci sta. Così ogni boccone c'ha il suo, c'ha la sua il parte. Suo pezzo. E voilà, raga, ci siamo belli, siamo pronti, manca il pepe. Io il pepe, il consiglio che vi do, misto. Quello rosa, quello verde, quello nero, facciamo un po' di colori, no? Certo, un po' di colore. E poi comunque anche al sapore ci sta, no? Sì, ci sta, ci Quindi, sta. Quindi, grattatina, così. Veramente poco, un giro per ogni tortello. E anche un po' a macchiare la fondutina. Sì, ci sta. Bella storia, Anto. Alla bella fine, storia. Questo secondo me è proprio il nostro piatto. Cioè la carbonara, un pochettino gourmettina, ci giusta. Sta, ci sta. Spacca. Procediamo all'assaggio? Vabbè, facciamo, raga, solita trafila foto. E poi assaggiamo. Ok. Sono stanco questo. Oggi sono stanco. Sì, c'è fondo anche. E ci vuole qua un piatto proteico. Proteico per andare dritti a dormire. A dormire. Cioè, tra mezz'ora a dormire. So che le so, le 5. Ci sta questo l'orario. Alle 6 voglio essere a nanna. A nanna addirittura. Allora, vai, assaggio. Vamo. 1, 2, 3. Mamma mia, bro. Buonissimo. Il sapore è lei, cioè è la carbonara, solo messa in maniera un po' diversa. Sai, la cosa che si sente è la pasta all'uovo. Sì. Che è piacevole. Bella callosa, bella piacevole. Al dente. Fonduta, hai visto? Fonduta senza fonduta. Senza fonduta a freddo. Bella lì. Buonissimo. Oh, raga, che vi devo dire? Questa è una versione della classica carbonara, un po' più impegnativa sicuramente, però il risultato ne varrà la pena. Quindi comunque, come hai detto tu, un po' più sbatti della classica, sì. Però almeno ci si mette un po' le mani in pasta e ci si diverte in cucina, allora. Come abbiamo fatto noi. Alla grande, maestro, direi prova superata. No, prova no, però... Carbonara superata. Carbonara superata. Ciao. Alla prossima.